Buon pomeriggio, my friends, ed eccoci qui in un nuovo video acquisti AliExpress. Continuiamo a mostrarvi le mie robine carine. Allora, ho al solito delle buste matrioske. Iniziamo con questa piccolina che contiene uno e due, se. 1, 2, vediamo cosa contiene questa gialla. 2 e 3, vai benissimo. Super offerta. Allora, avevo trovato questi anellini, sono in acciaio dorato, promettono di essere, quantomeno. E questi sono dei copricordino. Vedete, hanno questa bella ampiezza perché ho dei cordoncini belli intrecciati di resina, mo, di raso. Sono bellini. Ci devo appendere qualcosa così ganci non si fanno, non si ossidano, insomma. E dopodiché avevo trovato queste perline qua. Francamente le avevo dedotto fossero in acciaio. In realtà sono di plastica, però fanno la loro porca figura. Carine. Tutti quanti entusiasti lì nei commenti quando vedete, questo è un gold rose e questo qua sono leggerissime peraltro. Meglio così vedremo di usarle magari anche negli orecchini, così non appendono troppo, non fanno troppo male. Allora, queste qua sono delle mollette, ho trovato un buon prezzo, nemmeno 4 euro. Sono dorate, vedete che figata qua, dove di sopra ci si mette il cabochon in resina e quindi fermargli molto le bigliini. Vado avanti con quest'altro, 1, 2, 3. E tre, infatti sono anche tre le bustine qui, contengono un misto flakes, questo è un misto, bello, mi è piaciuto, tutti variopinto colorato, pochi euro questi, 70 centesimi, altrimenti flakes che sono, plastica, vedete, che poi 10 grammi, guardate quanto ce n'è, bello, mi mancavano sti colori qua, figurati, figurati se non c'ho l'infinito e oltre. Niente, poi c'era, ecco qui, questa c'era un'offerta, cioè stanno facendo ancora delle offerte su Ali, dove tre cose che scegli li paghi 6 euro e me ne sono scelte tre. Effettivamente ho voluto aderire alla cosa, è arrivato pure abbastanza presto e in questo trittico, insomma, quindi ho pagato tutto, c'ho 6 euro, cifra tonda, ci stavano questi tre stampi che li apriamo adesso insieme, vediamo di per la prima volta. Dunque, c'è questa farfalla che ho visto in diversi video, c'ha dei problemi, però sembra è poco male perché poi alla fine la parte di sotto la fai a retro e la parte di sopra la fai a fronte, vedete, c'ha questi puntini, sì, poi anche opaco, quindi a quel punto ci interessa poco. E sì, forse erano anche, perché forse questi sono fatti a mano. Sì, questi non sono industriali, vedete, hanno l'impronta, quindi può capitare, ci sono riusciti male, vedi, e te li metto in offerta. Beh, d'altronde, quando ci sono le offerte, non sempre sono offerte perché sono a favore di chi compra, vedete? Cioè qua c'è un, vabbè, stessa storia da fare, il fronte e il retro, il retro e il fronte. Spesso anche le grosse aziende lo fanno. Ti sparano, che so, offertissima, e poi c'è la magagna che magari o il prodotto era in scadenza, ho avuto queste robe qua, prodotti tipo gomma, resina, che poi alla fine erano in scadenza e ti rifilano dicendo che vabbè, lasciamo, stendiamo un velo pietù e niente, un velo. Ecco, poi ci stanno invece questi, mi sono ricordata, mo, aperta e chiusa parentesi, giusto per ricordare le mie vicissitudini, se non
disavventure, non faccio nome ovviamente, faccio gli affari miei, però come consiglio, non sempre le offerte comportano. Allora, qui questo è bello, eh? Questo devo dire, questo è anche stampabile, che vedete è piatto da un lato, si toglie il perno ovviamente, e quindi poi carino, ci sono questi qua, questi belli da indossare, proprio direi, carini, bello, misto d'orecchini, beh, 2 euro questi qua, questi ne valgono, carini. E poi ci stava, nel trittico, c'era questo pezzo di similpelle, il retro è così, mi sembra che sia adesivo peraltro, ed è buono perché con la Big Shot, io ho la Minion Shot, che è un bel giorno, finalmente, andremo ad inaugurare insieme, se vediamo di fare inaugurazione, perché né l'ho mai aperta e né ho mai fatto lavori del genere, vedete? Adesivo è figo, così poi dopo si può ad esempio incollare sulle basi le orecchine, insomma, anche di legno, di resina, di gomma eva, come questa questa l'ho messa al contrario oggi. Qui vedete, per realizzarci orecchini, si incolla quello là, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre al solito largo spazio, la fantasia, questo lo dico sempre. Ora, vediamo questo. Cosa c'è? Oh, queste sono bellissime. Ma che belle! Sono delle Minion roselline, che io avevo adocchiate proprio Minion. Perciò mi sono piaciute. Minion Cabochon, vedete? Che carine, forse c'è gente che se le piazza sulle unghie per fare nail art, onestamente no, anzi no, però vedete, per fare degli stampini o per fare delle decorazioni multiple, così dei insomma, si può fare anche per esempio 3, 2, 5 oppure 6 e una rosa al centro, si fa un cabochon di 6 rose a forma di fiore, insomma, al solito largo spazio. Poi vediamo altre due, questa è questa, vediamo cosa c'è. Ah sì, sempre articoli in acciaio che ho trovato convenienti. Allora abbiamo anellini, questi sono un po' più doppietti del diametro, cioè nel senso il diametro, ok, sempre al solito doppio, come vedete, come diametro di tubolare, insomma, impiegato per realizzarlo. E poi queste, guardate quante sono belline queste qua. Ma che carine. Allora, sono in acciaio e c'hanno il dettaglio del pallino. Sarà di plastica sicuramente, però colorato. Che bello. Può richiamare la creazione sottostante. Carini. E così poi ci sono quelli invece classici. Acciaio fatti in questa maniera, che hanno invece del, sapete, quella spiraletta che ci sta spesso, e poi c'è il pallino, niente spiraletta, direttamente pallino. Proviamo, sono tante diverse modalità. E questo è l'altro. Poi vediamo questo qui, sì, anche questo, componenti in acciaio, di cui coprinodo dorato e coprinodo color acciaio, insomma, io li preferisco così, vedete che sono collegate le due parti e con il nodo che passa attraverso, così è più sicuro, poi lo chiudi e rimane bello che è imprigionato di là. Quindi questo, e infine abbiamo un'altra bella borsa matriosca che contiene uno, vediamo se, ah sì, questo è un prodotto che ho vinto quando ancora c'era in vigore su AliExpress
il fatto di prenotarsi a dei... c'erano questi sorteggi, diciamo, e potevi vincere degli oggettini gratis. L'hanno tolto, o meglio, un centesimo. Poi davi alla fine, davi il centesimo e te le spedivano. E mi sono trovata a vincere questi belli di un verde petrolio per orecchini, carinissimo. Poi vado avanti, adesso non c'è più, peccato, non c'è più quel gioco. Forse vedevano che io vincevo forte, no, scherzo. Allora, ah, se utili, utili, questi sono i cucchiaini, vedete, hanno questa base qui e poi sono fatti così, sono giapponesi questi cucchiaroli qua, per la resina, per miscelare, insomma, oppure per dosare i vari componenti A e B quando sono piccole quantità, insomma, io li ho presi di più per quello. Allora, poi cosa c'è? Se questi sono dei mosaici, dei pezzettini di specchio, insomma, loro fanno i mosaici, io invece ci volevo fare orecchini, non so, oppure pendenti. Vedete, hanno una caratteristica, c'è cioè un po' di polvere perché sono adesivi, tanto per incominciare, poi sono, mi ricordano le luci psichedeliche, quelle della disco, yeah. Carini, stacchi un pezzettino, certo è un po' tagliente, comunque, specchio è sempre un derivato del vetro, cioè fare attenzione, ma li vorrei conficcare nella pasta polimerica, ma vediamo, e così si può anche cuocere nel forno, no? Essendo vetro, specchio, non succede nulla. Ah, carini questi qua, sì, sto ricordando. Questo è PAK, un bel kit di Diamond Painting che l'avevo puntato e messo nel carrello tanto, tanto tempo sono stati là, quando poi mi sono decisa, finalmente. Allora, sono le bamboline Matrioska. Certo, qua è kit per portachiavi, però insomma, un portachiavi è bello grosso, farei come appendino, abbellimento. Ti davano le bamboline, ce ne sono 5, con tutto il kit per prepararle, anche i ganci portachiave, la cera, la pennina, il vassoietto e tutti quanti gli strass con i codici relativi, vedete, perché poi ogni bamboletta c'è il numero, eccetera, eccetera. Chi lo ha fatto questo lavoro sa di cosa stiamo parlando. Poi magari lo facciamo, vediamo di combinare qualcosa. Infine abbiamo ultimi due per oggi, per oggi, cioè, ultimi due. Abbiamo questi, ci sei? Invece mi hanno messo una busta enorme. Ah, ecco. Allora abbiamo questi tagliapasta di queste dimensioni a forma di tondino per andare a creare il forellino in paste polimeriche, paste modellabili, vedete, zacchere. E poi ovviamente se ti resta imprigionato dentro, in questo caso, no? C'è comunque il foro dall'altro lato che ci infili lo stecchino, chiodino, lo spillo e se ne viene via quello che rimane là. Carini, utili più che altro. Ultimo per la giornata di oggi, papà. Eccolo, lanciata la cosa là, non so quando finire, vabbè. Lo vedete che belli? Sono piaciuti, che carini, già composti. Ovviamente se uno vuol comprare le boule e te li fai da te, ci infili tutte le cosine che vuoi. Qui c'erano gli scintillini carini, sfere già riempite. Temevo che qualcosa arrivasse rotto, invece sono belle resistenti e linee. Ecco qua, allora, cari amici, per quest'oggi io chiudo il video con un po' di colori, una miriade di colori belli,
Ecco qua, vi lascio un buon pomeriggio, like e commenti come sempre e spero di avervi fatto compagnia come anche voi avete fatto compagnia a me. Ciao ciao, ci vediamo alla prossima.